scriviamo un'idea e in pochi istanti l'intelligenza artificiale ci fornisce una serie di immagini spettacolari che potremo utilizzare come vogliamo. Questo è Leonardo.ai e ne parliamo in questo video. Leonardo.ai, uno strumento per generare immagini con l'intelligenza artificiale, gratuito e forse meglio anche di Midjourney, soprattutto con caratteristiche particolari e tante possibilità di utilizzo. Ciao, benvenuti in questo nuovo video, sono Matteo Orlandi e oggi ti porto la scoperta di questo strumento, Leonardo.ai, un sito web che permette di creare queste tipologie di immagini semplicemente inserendo un testo, quindi partendo come in Midjourney. Se non hai visto il video te lo lascio qui sopra anche nelle schede di descrizione, ne ho parlato proprio qualche tempo fa. Anche in questo caso, con una frase, con una nostra idea, quello che abbiamo in mente, viene generata un'immagine davvero interessante. E come puoi notare ci sono livelli di dettaglio altissimo. Se siamo bravi a dare le giuste indicazioni all'intelligenza artificiale, possiamo creare immagini davvero straordinarie. E Leonardo AI, oltre ad essere appunto gratuito, con una lunga capacità giornaliera di generare immagini con un sistema crediti, quindi molto interessante, permette anche di avere dei modelli già predisposti che ci aiutano nella generazione delle immagini che vogliamo poi realizzare, quindi ci guida un pochettino con diversi modelli verso il processo creativo. Per cui, bando alle ciance, andiamo a vedere come funziona questo strumento. Però prima di partire io ti ricordo, molto importante, iscriviti al canale, attiva la campanella per future notifiche e lascia anche un like, molto importante, così mi aiuti direttamente a creare nuovi contenuti. Partiamo proprio dall'inizio, Leonardo.ai. Per utilizzare questo sito ti do però una brutta notizia, ovvero che ci vuole un po' di pazienza, perché la prima volta quando ci si iscrive bisogna aspettare qualche giorno per avere l'accesso. Questo a mio avviso può essere anche utile, perché non ho riscontrato fino ad oggi dei blocchi come il Midjourney o altri strumenti per il troppo accesso, per i troppi utenti presenti. In questo caso poi tutto funziona tramite sito, non con un server Discord, per cui la prima cosa che dobbiamo fare è semplicemente mettere la nostra mail, una mail qualsiasi, ma che chiaramente utilizziamo, mettere anche il nome se necessario e richiedere l'accesso anticipato. Infatti possiamo cliccare anche qui in alto, lanciare l'applicazione, questo lo faremo quando saremo già registrati. Se siamo già della cosiddetta lista bianca, come vedremo tra poco, arriva una mail che ci dice che siamo dentro, altrimenti comunque la prima volta mettiamo il nostro nome e andiamo a inserire appunto la mail e diciamo ok, adesso ho messo una mail fittizia e diciamo voglio entrare. Benissimo, lui ti dirà perfetto, ti ho registrato, si sta arrivando una mail intanto e puoi entrare nella community di Discord e altro nell'attesa prima che arrivi l'accesso. La mail che arriva da Leonardo ci dice ok, paziente un po' e vedrai che sarai dentro. Quando ti arriverà la mail dicendo you are in, puoi utilizzare lo strumento, e ci dice che se vogliamo avere un accesso un po' più veloce possiamo entrare nel server di Discord, completare il form con tutte le informazioni e fare tutti questi passaggi. Io non l'ho fatto, quindi ho aspettato circa una decina, quindicina di giorni per poter avere l'accesso. Probabilmente facendo questo passaggio con il server di Discord ci vuole qualche giorno in meno, per cui pazienta solo qualche giorno e vedrai che arriverà in ogni caso la mail con scritto you are in. Ecco, dopo alcuni giorni arriva la mail di Leonardo che ci dice ok, sei dentro, puoi partecipare, e quindi basta cliccare sul link che viene inserito o andare direttamente su leonardo.ai.ai scritto in italiano e inserire le credenziali. Chiaramente dobbiamo utilizzare la mail che abbiamo messo in fase di registrazione e la prima volta dovremo anche selezionare una password che ci si verrà poi per futuri accessi, e così siamo pronti a utilizzare Leonardo. Una volta ricevuto l'accesso entriamo, siamo nella lista bianca e finalmente vediamo come possiamo utilizzare questo magnifico tool. Allora, si presenta in questo modo: nella parte superiore abbiamo dei modelli di generazione, modelli generativi, sono modelli che aiutano un pochettino a creare quello che vogliamo dandoci già un'indicazione. Alcuni sono perfetti per ritratti, alcuni sono ottimi per avere anime, alcuni hanno molte ombre e contrasto, sono perfette per le foto, per stili artistici e altro ancora. Come puoi notare l'approccio in questo caso è abbastanza legato all'ambito gaming, legato all'ambito RPG, illustrazione, ma può essere utilizzato davvero per tante cose, come mai notato in quelli qui sotto. E queste appunto sono le creazioni più recenti che sono state create da altri utenti.
Vediamo invece cosa abbiamo nella parte a sinistra. Innanzitutto abbiamo il sistema, come dicevo, a crediti. Noi abbiamo 150 gettoni token al giorno e questi ci permettono in teoria di generare 150 immagini al giorno. Poi vedremo che in alcuni casi se ne spendono di più se si fanno alcune operazioni. Comunque ogni 8 ore si rigenerano, infatti mi viene scritto che si resetteranno fra 9 ore e ogni giorno si resettano e tornano a essere 150. Per un utilizzo normale vanno benissimo, direi, ma è chiaro che ci sono delle limitazioni, ovvero che in questo caso, utilizzando questo piano gratuito, abbiamo sì 150 gettoni, ma rimangono le nostre immagini pubbliche, ovvero rimangono in questo feed e gli altri possono cliccarci sopra, possono vederle, scaricarle. Per cui se invece vogliamo fare un utilizzo professionale e vogliamo che le nostre immagini diventino private e quindi solo noi possiamo vedere quello che abbiamo realizzato, allora dobbiamo fare un piano a pagamento che parte dai 10 euro al mese. Io comunque all'inizio ti consiglio chiaramente di partire con il piano gratuito direttamente e spendere questi 150 token giornalieri nel miglior modo possibile. Andando sotto abbiamo la community feed, quello che stavamo già vedendo, in cui possiamo andare a selezionare le immagini per quelle migliori o quelle più nuove, quelle vediamo anche le nuove quali sono. In questo caso abbiamo magari immagini che non sono tutte belle perché sono anche degli esperimenti in mezzo, probabilmente anche i miei, però sono sicuramente interessanti. Cliccando su top abbiamo le immagini migliori e le trending, quelle più di tendenza in questo momento, che vengono più cliccate e visionate. Andiamo subito a vedere una cosa: quando noi clicchiamo su un'immagine, ad esempio selezioniamo questa, posso vedere il prompt che è stato utilizzato. Se hai già esperienza di Midjourney sai già per esempio cos'è il prompt, però lo vado a spiegare lo stesso per chi magari non lo conosce. È in pratica la nostra richiesta che andiamo a fare a questo strumento, in cui diamo tutte le indicazioni possibili. E infatti una delle difficoltà di tool come questo è sempre cercare di trovare le parole giuste per poter creare il modello giusto, e quindi il fatto di poter capire cosa hanno scritto gli altri. In questo caso qui c'è una cosa molto lunga, molto dettagliata, dopo vedremo proprio come si fa. Permette di comunque già di darci delle idee su quello che possiamo realizzare. La cosa interessante è che possiamo copiarlo, questo prompt, quindi possiamo fare copia e poi riutilizzarlo. Possiamo direttamente, e poi lo cliccheremo, andare su remix, quindi prendere questo prompt e dirgli remixami questa immagine e rifammi una versione sempre con questo prompt ma diversa da questa. Oppure image to image vuol dire che usiamo questa immagine per la creazione di un'altra immagine simile. Esiste anche il prompt negativo, ovvero quello che non vogliamo che ci sia dell'immagine. Ad esempio, non voglio che sia un'immagine cartoon, non voglio che sia in 2D, non voglio che sia disegnata, voglio che sia fotorealistica, no? E quindi todo togliere tutte queste cose. Metto gli occhi, bad eyes, brutta anatomia, il corpo deformato, tutte queste cose. Io il prompt negativo l'ho provato, in certi casi può essere utile, ma solo se riscontri magari dei problemi nell'immagine principale. E poi c'è tutte le altre indicazioni su come è stata creata, con che modello è stato creato, dei modelli che abbiamo visto prima, quindi è stato utilizzato questo, e cliccando noi possiamo già andare a generare un'immagine sempre con questo modello. E ci sono anche le immagini generate sempre con quei modelli che sono relative a questa che abbiamo appena visto. Quindi è sempre utile, a mio avviso, andare a cliccare sull'immagine per capire come è stata fatta. È la cosa che insegna di più per andare a proprio a capire il funzionamento di questi strumenti. E appunto anche andare a prendere quel prompt e copiarlo, magari modificandolo, adattandolo alle nostre esigenze. Poi qui sotto abbiamo il personal feed, che è in pratica il nostro feed di immagini che abbiamo creato. Queste sono le immagini che ho creato io per prova, come esperimento. In alcune ho preso la mia foto e ho provato a modificarla, in alcune ho fatto questa creazione, un paesaggio, ho provato a prendere, provato a usare vari modelli, creare un supereroe e altre cose ancora. Poi abbiamo i training e dataset per creare un dataset specifico per creare e allenare un modello personalizzato, perché questi modelli che abbiamo visto prima sono creati anche direttamente dalla community. Questo magari lo vedremo in un futuro video, perché è una cosa un po' più approfondita, ci torneremo su. Se ti interessa me lo metti nei commenti e andremo a fare un video dedicato proprio a questo. E qui ecco i modelli appunto di cui stavamo parlando, alcuni modelli creati direttamente dalla community o dalla piattaforma. In questo caso questi sono i modelli proprio di Leonardo. Questi sono quelli creati dalla community, quindi che ognuno può andare a creare. Ne parleremo nello specifico in un prossimo video, perché oggi ci concentriamo qui sulla AI Image Generation. È qui che abbiamo il cuore generativo delle immagini, lo strumento che ci permette di andare a creare
tutte queste illustrazioni, e abbiamo visto che possiamo farlo anche partendo da un'immagine esistente, facendo un remix, o partendo da un modello, selezionando un modello e facendo genera con questo modello, ma più semplicemente da questo punto possiamo fare un pochettino tutto quanto in maniera completa. Entriamo quindi nello strumento, vediamo che in alto qui a sinistra abbiamo una colonna con tutte le impostazioni che adesso andremo a vedere, e invece nella parte superiore abbiamo la possibilità di inserire il prompt, ovvero la descrizione, il testo, quello che vogliamo ottenere. Deve essere naturalmente in inglese in questo caso. Se abbiamo difficoltà andiamo a fare come qui con Google Traduttore, andiamo a selezionare quello che vogliamo e dopo lo traduciamo e facciamo copia e incolla. Io in questo caso ho messo questo gatto con in armatura d'oro, con due pistole in mano e uno zainetto lanciarazzi. E poi possiamo inserire tante informazioni in più. Abbiamo visto ad esempio con gli altri strumenti, con le immagini già guardate, che ci sono tante possibilità per avere prompt molto complessi. Ad esempio possiamo mettere 3D, cute, photorealistic, possiamo creare davvero prompt anche molto molto lunghi con un sacco di informazioni, e più ne mettiamo più diamo strumenti all'IA per lavorare meglio. Adesso non vado ad aggiungerne tante, vorrei mettere solo qualcosa proprio di prova, però giusto per, io consiglio sempre di andare a vedere le altre immagini, cercare di capire cosa hanno messo, come hanno ottenuto quel risultato, e poi andare a creare un prompt adeguato. A proposito, nei futuri video ti ricordo quindi iscriviti al canale, che è molto importante, perché nei futuri video andremo a vedere un tool utilissimo proprio per creare i migliori prompt. Qua sotto abbiamo il tipo di modello generativo che vogliamo e possiamo utilizzare. Sono quelli che abbiamo visto in precedenza, ci sono questo, il Cute Animal Character, è quello che mi ha permesso di creare questi due, ad esempio, quindi dei personaggi di animali molto molto carini, oppure fotografia stile vintage, o tutti questi altri. Io inizio sempre con la diffusione stabile 2.1, se non ho un'idea precisa, e poi io consiglio di sperimentare, ovvero provare a generare un'immagine con questo modello, a generare immagine con un altro modello ancora, e vedere che differenze ci sono. È l'unica cosa per capire meglio cosa fare, e soprattutto trovare il modello generativo più utile alle proprie esigenze e all'immagine che si vuole ottenere come risultato finale. Qui abbiamo la possibilità di scegliere Leonardo Style o nulla, o nessuno. Io per adesso non ho visto grosse differenze, quindi lascio nulla. E poi possiamo mettere il prompt negativo, ovvero cosa vogliamo togliere dall'immagine. A me è successo creando questo gatto che aveva due code, e quindi io quando ho rifatto il prompt ci ho messo two tails, non voglio che abbia due code. Conviene, secondo me, quando abbiamo già ottenuto il primo risultato, se non ci convince andiamo a inserire anche un prompt negativo per togliere quegli elementi che possono non piacerci nell'immagine. A sinistra andiamo a vedere, abbiamo tutte le possibilità di gestione dell'immagine. Innanzitutto, quante ne vogliamo creare? Ne voglio creare una, lo vediamo qua a destra, mi costa un token. Ne creo due, mi costa due token, mi costa tre, quattro, otto token, otto immagini. Chiaramente ci sono delle scelte qui sotto che comportano dei moltiplicatori. Una di queste è la dimensione dell'immagine. I modelli non hanno solitamente, tipo come questo, hanno delle descrizioni che indicano, andiamo a vedere per esempio Leonardo Creative, ci dice che questo modello lavora bene con queste dimensioni, quindi è stato creato, ottimizzato per creare immagini di 768x768 pixel. Altri modelli, magari vediamo il Diffusion, è fatto per lavorare con immagini 1024x1024, invece questi, bene o male, dove non c'è scritto nulla, possiamo utilizzare dimensioni che preferiamo. Ma puoi notare la differenza: se creo 4 immagini con questa dimensione mi costa 4 token, se creo 4 immagini con una dimensione più grande mi costa 7 token, qualcosina in più, perché immagini più grandi costano qualcosina in più, chiaramente. E posso scegliere anche il rapporto: se generalmente il rapporto è quadrato, posso andare a creare anche delle immagini con un rapporto 9 sedicesimi, 4 terzi, 16 noni. Qui posso scegliere l'aspect ratio, voglio un'immagine in 9 sedicesimi verticale, la imposto così e verrà un'immagine di 1470 pixel per 832, e in questo caso proviamo a fare proprio 9 sedicesimi. Poi abbiamo il Prompt Magic, uno strumento che permette di avere più, diciamo, più aderenza al nostro prompt, permette di interpretare meglio quello che vogliamo fare. È uno strumento sperimentale, al momento non costa dei crediti extra, in futuro costerà di più, e quindi adesso teniamolo attivato. Possiamo anche decidere quanto questo Prompt Magic incide nella creazione dell'immagine.
possiamo vedere di utilizzarlo o meno, se finché è gratuito possiamo tenerlo. Poi sotto abbiamo questa scala, che è quanto il risultato finale deve aderire al nostro prompt. Se mettiamo fino a 7 vuol dire che lasciamo un po' di libertà creativa e però cerchiamo di far aderire abbastanza al nostro tipo di idea che abbiamo. Se noi alziamo tanto, ce lo dice anche, attenzione, perché alzando molto questo valore potreste ottenere immagini che aderiscono poco a quello che vuoi. Insomma, potrebbero essere immagini non volute, perché lasciamo tantissima libertà interpretativa all'intelligenza artificiale. Io lascio 7 inizialmente, va bene. Quest'altra funzione è ottima, invece serve quando andiamo a creare delle texture, degli sfondi o altro che si devono ripetere. E poi abbiamo la possibilità, come in questo caso noi stiamo dando un prompt di testo, ma possiamo anche caricare un'immagine e dire: prendi questa immagine e utilizzala per andare a creare un'immagine nuova. E quindi abbiamo anche questa possibilità di fare un upload massimo di 5 mega e di scegliere come prompt di utilizzare un'immagine e non un testo. Adesso andiamo a fare questa creazione finalmente, facciamo genera, vediamo come arriva, come esce il risultato del nostro gatto. In questo caso solitamente ci vogliono dai 5 ai 20 secondi in base al tipo di prompt, in base al tipo di generazione, non richiede tanto tempo. E vediamo che io ho scelto in questo caso due immagini, quindi una scelta fra due, vediamo quali possono essere. Ecco qua, tutte e due molto interessanti, tutte e due molto carine. Possiamo cliccare su una e sull'altra per agire con le varie opzioni e mettere, ricrearle, o farò altro ancora, ma intanto io direi che qua vanno già bene. Adesso su una delle due, su ad esempio questa, vado ad agire un pochettino, vediamo che strumenti abbiamo. Abbiamo la possibilità di cancellare l'immagine, scaricare l'immagine, di dezoomarla, e questo infatti costa qualche credito extra, quindi di tornare indietro, fare uno zoom minore sull'immagine lasciando qualcosa in più, in questo caso un primo piano non ci serve, di rimuovere lo sfondo, anche qua uno sfondo abbastanza pulito non c'è problema, e poi abbiamo tutte le possibilità di fare upscaling, ovvero di migliorare il dettaglio dell'immagine, che ci permette di avere un'immagine più definita. Se l'immagine finale ci piace, vogliamo utilizzarla, ne siamo convinti, questo può essere un utile strumento. Abbiamo quattro possibilità al momento di upscaling: questo creativo, questo che dice che va bene quando quell'altro creativo dava risultati brutti con perdita di dettagli, questo che funziona bene quando c'è un soggetto a fuoco, e questo che dice molto bilanciato, ha un buon montare di dettagli, una croccantezza dell'immagine, quindi una definizione, un'immagine ben definita. Provo a cliccare, mi costa 5 crediti e l'immagine inizia ad andare in working. Ci vuole un po' di tempo, un minutino circa ho visto, per andare a fare questo passaggio, poi torneremo a vedere il risultato. Ed ecco che ho creato le immagini che automaticamente vengono salvate nella mia galleria, salvo appunto cancellarle, posso comunque sempre cancellarle, e spariscono anche della mia gallery. Andiamo a vedere appunto adesso, prima che venga spostato di qua, torno indietro, vado a vedere nel mio personal feed ed ecco che appaiono anche le ultime immagini che ho creato, soprattutto questa è molto carina. Ecco il risultato, è passato qualche istante, andiamo a vedere l'immagine. Si può notare in alto a destra che è stato fatto questo upscaling, e infatti possiamo guardare l'immagine originale o l'immagine più definita, quindi che ha avuto questo upscaling maggiore. Chiaramente messo così, senza andare a zoomare, si vede poco il dettaglio, ma se poi andiamo a fare il download, andiamo a guardare l'immagine nel dettaglio, sicuramente abbiamo un dettaglio molto molto più grande, quindi assolutamente più definita l'immagine. La posso scaricare, poi andare a ingrandire per verificare le differenze tra una e l'altra. Quando poi ho selezionato la mia immagine, posso andare a recuperarla anche nel mio personal feed. Andiamo a vedere di qui. Ecco fatto, tutte le immagini vengono inserite in questo feed, io posso metterle tra i preferiti, posso cliccandoci sopra fare un remix di questa immagine, posso andare a copiare il prompt o utilizzare l'immagine per partire con un'altra immagine sulla base di questa. E poi posso fare tutte le altre funzioni che abbiamo visto in precedenza, scaricarla e fare tanto altro ancora. Ma adesso andiamo a vedere anche un altro strumento utile, che è l'AI Canvas, che permette di fare cose meravigliose. Lo strumento AI Canva, anzi chiamiamolo col nome giusto, AI Canva, ci permette di andare a sostituire una parte dell'immagine ed andare a lavorare
con un quadrato che può fare delle migliorie ad alcuni aspetti della nostra immagine. Vediamo come funziona. Siamo su questa tela inizialmente in cui possiamo muoverci. Abbiamo la possibilità di selezionare questo riquadro, che può essere di grandezze diverse, di dimensioni diverse, e questo riquadro indica la parte su cui andiamo a lavorare. Ad esempio posso rimpicciolirlo o ingrandirlo se voglio lavorare su parti grande o piccola dell'immagine. Poi abbiamo la possibilità di disegnare una maschera, ingrandendo anche il pennello, per dire allo strumento cosa deve andare a fare. Ad esempio, se voglio mettere in questo caso una coda di una coda metallica, posso andare a selezionare e dico insert a e magari insert a metal, ci mettiamo tail, non so se è la parola giusta, gli facciamo inserire una coda metallica al posto, non so neanche se insert può essere corretto, forse come prova potremmo forse semplicemente metterci metal tail o qualcosa di simile. Ecco fatto, ha inserito un pezzo di coda metallica, un uncino, vabbè, ha fatto una selezione. Abbiamo varie possibilità da vedere, questa, perché gli ho messo sempre quattro immagini, questa anche può essere carina, o questa. Ok, magari se dico che mi piace, accetto e l'immagine verrà cambiata con questa parte. E abbiamo quindi sostituito un pezzo dell'immagine. Se voglio andare a cancellare delle parti, uso questa o uso direttamente questa gomma e così vado proprio a cancellare una parte dell'immagine che sparisce. Puoi notare proprio per cancellare ampie zone posso scegliere di andare a togliere anche lo sfondo o altro. Adesso poi torniamo indietro con questo tasto per andare a annullare le modifiche. Posso caricare un'immagine dal computer, da precedenti generazioni, dalla community, per andare a lavorare con questo. Adesso vediamo come unire anche due immagini con questo strumento. Oppure posso salvare poi l'immagine che ho ottenuto. Chiaramente io posso andare a inserire su questa immagine un prompt qui e quindi andare a creare sempre qualcosa di diverso, sostituendo delle parti che voglio all'immagine o andando a lavorare, aggiungere, togliere, togliendo dettagli, inserendo altro all'immagine e altro ancora. Andiamo a vedere quali sono le altre potenzialità di questo strumento. Posso andare a prendere un'immagine creata da altri, quindi prendere una immagine generata con diversi modelli, con diverse caratteristiche. Andiamo magari a selezionare un paesaggio, giusto per fare qualcosa che vada bene. Anche questa è un'illustrazione, magari prendiamo un'illustrazione come questa. Possiamo copiare il prompt direttamente, possiamo andare a editare l'immagine in Canva, ecco fatto. Quindi andiamo a prendere questa immagine già creata, andiamo a copiare il prompt uguale, identico, così. E poi noi andiamo a selezionare magari un pezzo di immagine qui in alto, qui sotto, selezioniamo questo quadrante, gli diamo genera e lui andrà a creare un'aggiunta all'immagine seguendo il parametro che abbiamo dato nel prompt. E se quindi il parametro è praticamente lo stesso che ha generato l'immagine su cui stiamo lavorando, verrà un risultato molte volte affine, quindi che ci permette di, come puoi notare, ecco, questo potrebbe essere questo, potrebbe essere questa parte, quindi che permette di allungare, come puoi notare, faccio così, accetta, permette di allungare l'immagine e creare qualcosa di simile e molto vicino. Posso poi andare a, per esempio, mettere anche questo quadrante in più e quindi creare ulteriormente, allargare l'immagine secondo lo schema creativo. Magari qui di fianco, invece di metterci la stessa cosa, ci voglio mettere una palude, voglio metterci qualcosa che sta arrivando, un predatore, altre cose, e lo inserisco qui. Per cui non ha limiti quello che posso creare. Partendo da un'immagine da zero, ad esempio, se adesso io torno indietro e metto semplicemente a monta in una montagna sul mare, proprio una cosa delle più semplici in assoluto, magari parto da un'immagine, da un'idea iniziale molto molto semplice e poi vado con i diversi quadranti a costruire qualcosa in più. E il bello poi di questo strumento, di questo Canva, è che posso lavorare su più immagini, non solamente su una, andando a sovrapporre anche dei diversi elementi. Ok, vediamo le varie soluzioni. Teniamo magari questa. Io posso dire, guarda, aggiungiamo un altro pezzo, facciamolo secondo lo stesso stile, mettiamolo direttamente qua e andiamo a creare qualcosa che si va a collegare alla nostra immagine iniziale. Lo espandiamo. Adesso io ho scelto un quadrante di forma quadrata, poi posso selezionare
forme differenti in base a quello che vuole essere il mio risultato finale. Ecco fatto, una scelta, 2, 3, 4, mi piace magari questa, la prima, accetta, e la mia immagine si è creata, si è allargata in questo modo. E da qui possiamo continuare a generare, e ti mostro solo questo. Possiamo anche prendere immagini di quelli che abbiamo già realizzato o dalla community o dal computer o altro, per andare a inserirla su questo Canva. Adesso ne prendo uno dalla community, una qualsiasi, prendo questa che non c'entra niente, vabbè, la piazzo qua, e io potrei poi andare a unire le due immagini, quindi andare a inserire un quadrante qui in mezzo e a trovare un punto di congiunzione o inserire qualcosa di utile in mezzo alle due immagini, per fare in modo che si possano unire. Come vedi è impressionante, è una versione solamente beta, ma permette di fare un sacco di cose, di generare tutte queste cose che possono collegarsi con le immagini. Qua davvero c'è l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda tutto quello che è realizzabile. Leonardo.ai dispone di una serie grandissima di altri strumenti che magari andremo a vedere nei prossimi video, e alcuni di questi sono davvero interessanti, come il prompt generator, che permette di trovare dei prompt a partire da una singola parola, una singola frase, per avere dei prompt più complessi rispetto all'idea iniziale. Possiamo quindi chiedergli di darci 8, 10, 15 prompt a partire dalle nostre idee. E poi ci sono strumenti come il texture generation, per creare da modelli 3D delle texture e altre cose ancora, e come abbiamo già visto anche la possibilità di creare un nostro modello generativo personalizzato, per cui tante cose ancora. Ma oggi ci fermiamo già, siamo stati molto lunghi in questo tutorial, abbiamo già visto tantissime cose interessanti, per cui vai subito a iscriverti direttamente alla lista di attesa di Leonardo.ai, perché ne vale davvero la pena, è uno strumento favoloso che può essere utilizzato davvero in tantissimi modi. Io ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche e ci vediamo al prossimo contenuto. Se vuoi vedere altri contenuti sempre a tema di Leonardo.ai con approfondimento, mi raccomando, scrivilo nei commenti. Un saluto da Matteo, ciao!